Ecco una lista di 30 film sul risveglio della coscienza. Primo film, Nirvana, è un film italiano del 1997. Il protagonista di un videogioco si rende conto che tutto intorno a lui è solo un'illusione e si metterà in contatto con il programmatore del videogioco chiedendogli di liberarlo. Questa è una trama molto simile a tanti film spirituali. Secondo film, Tutto su niente, contiene concetti sulla non dualità. È stato girato per passione dalle 86 persone che hanno partecipato. Così sono riusciti a fare Tutto su niente con un budget pari a zero. È iniziato con una battuta e nel frattempo il film è diventato un successo ed è stato 2 volte alla televisione nazionale olandese. Lo si può trovare completo anche su YouTube. Ecco una citazione. Tu chi sei? Sono Lot. Lot è il tuo nome, ma tu chi sei? Una donna. Questo invece è il tuo sesso. Tu, in realtà, chi sei? Questo corpo, sono queste braccia, questi capelli, tutto questo corpo. Se ti tagliassi le braccia e le gambe, chi è quella parte di io che ci rimane? Quante cose devo tagliare affinché smetti di essere te? E se ti tolgo tutto, tu, dove sei nascosto? Ah, allora sono nel cervello. No, nel tuo cervello non c'è nessun io. Terzo film, The Truman Show. È uno dei miei film preferiti, in quanto mostra come la realtà non esiste oggettivamente. È estremamente utile guardarlo anche più volte. Film numero 4, Lo Sfidante. Ogni essere umano che appare in vita sul nostro pianeta ha diritto ad una vita piena, felice, intensa, che gli permetta di esprimere la sua unicità. Questo diritto, però, è offuscato da un qualcosa. Da cosa? Beh, guarda il film per scoprirlo. Quinto film, Mr. Nobody. Sei sicuro di esistere veramente e di non essere solo un sogno, un'immaginazione della mente di qualcun altro? La trama è estremamente complessa, ma i concetti esposti sono molto interessanti. È un film che unisce la spiritualità con la fisica quantistica. Il tredicesimo piano. Al tredicesimo piano di un edificio si progettano realtà virtuali, ma ad un certo punto il creatore del progetto viene trovato ucciso in un vicolo. Il suo collega, che inizia ad investigare per cercare di scoprire cosa sia successo, scopre un segreto sulla realtà importantissimo che gli cambierà la vita. Film numero 7, Predestination. È un film estremamente complesso perché ha lo scopo di far collassare la mente. Perciò o ti piace oppure lo troverai molto noioso. Però ha un effetto simile ad un koan zen. Film numero 8, Peaceful Warrior. È tratto dal libro La via del guerriero di pace di Dan Millman, dove viene raccontata la sua reale storia con un insegnante che lui chiamerà Socrate. Il film è molto bello, ma io ti consiglio di leggere anche il libro. Film numero 9, Matrix. Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E se da quel sogno non riusciresti più a svegliarti, come potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà? Infatti Matrix, più che un film, è un documentario. Film numero 10. Il pianeta verde. Una donna viene sul pianeta Terra per aiutare i suoi abitanti ad evolvere. È un film che fa riflettere molto, ma soprattutto ti fa divertire mentre ti spiega dei concetti importanti. Film numero 11. Walking Life. È un film d'animazione in cui i dialoghi tra i personaggi sono il fulcro di tutto, perciò devi seguirlo con molta attenzione. Film numero 12. Avatar. Non ha bisogno di presentazioni, infatti è stato uno dei film col maggiore incasso di sempre nella storia del cinema, eppure non tutti sanno che in realtà è un film molto spirituale. Film numero 13, Ricomincio da capo. Il protagonista rivive continuamente il giorno della marmotta, fino a quando non impara a vivere intensamente ogni attimo. La prima volta che ho visto questo film ero piccolo e non ho capito granché. Solo successivamente, riguardandolo, ho capito che in realtà il film dava un messaggio molto importante.
14. Clued Atlas ha una trama complessa che intreccia 6 storie ambientate in tempi e luoghi diversi. È da guardare più volte con attenzione per poterne apprezzare tutte le sfumature. Ecco una citazione tratta dal film. La nostra vita non ci appartiene. Da grembo a tomba siamo legati ad altri, passati e presenti. E da ogni crimine, da ogni gentilezza, generiamo il nostro futuro. 15. Essi vivono. Il protagonista trova un paio di occhiali speciali che gli permette di vedere la realtà per come davvero è. Subito si rende conto che la Terra in realtà è controllata e si unisce ad un gruppo per salvare il pianeta. 16. The Island. Gli abitanti di una città sotterranea del futuro credono di essere gli unici sopravvissuti ad una contaminazione globale e che la loro residenza sotterranea sia l'ultimo luogo veramente privo di agenti patogeni. La possibilità di riprodursi e ripopolare un'isola che si trova in superficie viene concessa solamente ai vincitori di una lotteria, così sembra dall'esterno. E quindi tutti credono che la lotteria sia la loro salvezza, ma la realtà è ben diversa. 17. Lucy. Il film segue la presa di consapevolezza della protagonista che, assumendo una droga particolare poco alla volta, inizia a sbloccare e ad utilizzare il 100% di tutto il suo cervello e di tutto il suo potenziale. Ecco una citazione tratta dal film. Riesco a sentire tutto, lo spazio, l'aria, le vibrazioni, le persone. Percepisco la forza di gravità. Riesco a sentire la gravità della Terra, il calore che esce dal mio corpo, così come il sangue nelle mie vene. Riesco a sentire il mio cervello, a ricordare le cose più remote della mia memoria, perché io adesso sono ovunque. Film numero 18, K-Pax. Prot proviene da un altro pianeta in cui gli abitanti fanno ciò che è giusto senza alcuna regola da seguire. Sanno che cos'è il bene e lo fanno senza regole imposte. Ecco una citazione del film. Le voglio dire una cosa, Mark. Voi umani, la maggior parte di voi, approva questa politica dell'occhio per occhio, vita per la vita, che è conosciuta in tutto l'universo per la sua stupidità. Anche i vostri Buddha e Cristo avevano una visione diversa, ma nessuno ha prestato loro molta attenzione, neppure i buddisti e i cristiani. Voi umani, talvolta è difficile capire come abbiate potuto sopravvivere. 19. V per vendetta. In una Gran Bretagna del futuro, dominata da un regime totalitario, una giovane donna viene salvata da un uomo mascherato conosciuto come V. V scatena una rivoluzione per sollevare i suoi concittadini contro la tirannia e l'oppressione. Un piano per riportare la libertà e la giustizia in una società crudele e corrotta si sta per abbattere sulla Gran Bretagna. 20. Fight Club. Il protagonista conosce Tyler e insieme creeranno il Fight Club, un gruppo clandestino di persone che prendono parte a violenti combattimenti. Quello che era un gruppo clandestino si trasforma in un ritrovo per persone disposte a morire per combattere contro l'attuale società corrotta. Ecco una bella citazione del film. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti, fare lavori che odiamo per comprare cavolate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia, non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale, la nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinto che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar, ma non è così e lentamente lo stiamo imparando e ne abbiamo veramente le palle piene. 21. City of Angel. Un angelo decide di provare l'esperienza umana e perdendo i suoi poteri diventa un essere umano. Si innamora di una donna e scopre l'importanza di vivere ogni singolo attimo al massimo. 22. La profezia di Celestino. Un antico manoscritto contenente 9 chiavi per interpretare l'esistenza viene scoperto e diviene oggetto di studi e di ricerche. Il governo e la chiesa peruviani cercano in tutti i modi di distruggerlo e perseguitano tutti coloro che sono in possesso di alcune sue parti. Un insegnante di storia statunitense si lascia coinvolgere nella ricerca del testo completo
e per trovarlo dovrà affidarsi al flusso delle coincidenze della vita di ogni giorno, che una volta interpretate portano verso il proprio autentico destino. 23. Al di là dei sogni. Chris muore e fa un'enorme difficoltà a continuare il suo percorso nell'aldilà, perché vuole restare attaccato al pianeta Terra dove è rimasta in vita sua moglie. Ma per poter proseguire nel suo percorso dovrà liberarsi dall'attaccamento. 24. La fine è il mio inizio. È un film sulla storia di Tiziano Terzani. Ricco di frasi, spunti e riflessioni fantastiche. Di Tiziano Terzani ti consiglio ogni singolo libro. 25. Hunger Games. Ogni anno, tra le rovine di quello che fu il Nord America, lo stato di Panem obbliga ognuno dei suoi 12 distretti a mandare un ragazzo e una ragazza a competere agli Hunger Games. Gli Hunger Games sono un evento televisivo nazionale nel quale i tributi devono combattere gli uni contro gli altri per la sopravvivenza. Katniss parteciperà come volontaria per sostituire sua sorella. È un film spettacolare. 26. La bussola d'oro. Ogni persona ha al suo fianco un Diamond, un animale che rappresenta la sua anima. Lyra trova una bussola d'oro in grado di rispondere a qualsiasi domanda attraverso dei simboli. Il Magisterum, che detiene il potere e condiziona la vita di tutte le persone, però si oppone alla piccola Lyra. 27. After Earth. Il protagonista e suo figlio atterrano d'emergenza con la loro navicella sulla Terra. Il pianeta si è trasformato in un ambiente ostile dove vivono esseri che si nutrono della paura. Il figlio del protagonista è un giovane aspirante guerriero che nel corso del film vive la sua iniziazione, costellata di tappe, imparando a dominare il suo corpo emotivo, vince la paura ed è in questo modo che diventa invisibile ai mostri che si nutrono della paura. Ecco una bella citazione del film. La paura non è reale. L'unico posto in cui può esistere è nel nostro modo di pensare al futuro. È un prodotto della nostra immaginazione, che ci fa temere cose che non ci sono nel momento presente e che forse neanche mai ci saranno. Si tratta quasi di una follia, Kitai. Cioè, non mi fraintendere, il pericolo è molto reale, ma la paura è una scelta. Film numero 28. Existence. È un film sul risveglio della coscienza che ti farà porre moltissime domande. 29. Il gabbiano Jonathan Livingston. Film basato sull'omonimo romanzo, ricco di spunti e di riflessioni. Ecco una bella citazione. Ed egli imparò a volare e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto pagare. Scoprì che erano la noia e la paura e la rabbia a rendere così breve la vita di un gabbiano. 30. Gabriel, la furia degli angeli. La storia si apre con la caduta dell'arcangelo Gabriele in un mondo chiamato Purgatorio, ma che tanto somiglia ad una versione gothic del mondo di oggi, con la missione divina di combattere contro i 7 angeli caduti, ora sotto la guida di Satana, e di ripristinare il dominio della luce nel mondo degli uomini. È un film sul risveglio della coscienza, il cui finale è estremamente importante e che svela un concetto fondamentale. E adesso tocca a te. Quali film spirituali secondo te mancano in questa lista? Scrivili pure nei commenti.